Io resto a casa, giorno 3. Nel giorno 3 mi vorrei dedicare a finire Stanley Parable. Ok, è un gioco che si finisce in una mezz'oretta la prima run, ma il problema è che ci sono delle achievement da fare, quindi mi tocca rifarlo più volte e devo finire tutti gli achievement, lo voglio finire al 100%. Per chi non lo sa cos'è Stanley Parable è un gioco di quelli story driven, abbastanza troll, cui c'è una sfida tra giocatore e narratore, ed è un gioco complesso, figo, strano, fuori di testa. Lo dovete provare assolutamente perché è un gioco di culto nel mondo dei videogiochi e io ho da completare sia 100% questo titolo che la Beginner's Guide, che è un altro capitolo dello stesso gioco dagli stessi sviluppatori. Sul sito Cugin ho fatto una guida al riguardo per fare tutti gli achievement e ve lo consiglio, giocatelo, in questo merita, è fuori di testa, è divertentissimo. Soprattutto perché tu sfidi il creatore del gioco. Non so cos'altro dirvi. Perché dovete provarlo almeno una volta nella vita se siete dei veri videogiocatori e non dei casualoni.